Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Sì, mi vedete in un luogo insolito oggi e vi dico che avete ragione perché di solito quando si fanno questi tipi di video e si parla di codesti personaggi, questo mi sembra l'ambiente ideale perché il loro alveare è il loro nido e la loro casa sostanzialmente. Per cui vanno fatti in bagno. Sì, ragazzi, in bagno. Oggi andremo a parlare di Maurizio Pistocchi. Se non è Pistocchi, è Ziliani. Se non è Ziliani, è Pistocchi. Che ieri ha pubblicato una notizia letteralmente priva di fondamenta. E purtroppo ritwittata stamattina da alcuni suoi colleghi giornalisti, mettiamolo tra virgolette perché definirli giornalisti è fargli un complimento, ragazzi, per quelli che scrivono. E avrebbe scritto che l'Inter si sarebbe infuriata con la Juventus, tralasciando quello che è successo post partita, perché sono stati informati dal calciatore Barella che a sua volta sarebbe stato contattato da Paratici, formalmente o informalmente, quello che volete, come volete, per fargli rompere con l'Inter e farlo venire alla Juventus. Notizia assolutamente priva di fondamenta. È una cazzata colossale. La Juventus non ha mai contattato Barella né in modo formale e né in modo informale. Quindi la Juventus non ha commesso alcuna scorrettezza. Questa è altra benzina gettata sul fuoco per far incazzare ancora di più e far agguerrigliare ancora di più le due tifoserie. Punto. E voi questi me li chiamate giornalisti? Se questo è il giornalismo italiano, ragazzi, allora stiamo proprio alla frutta. Alla frutta. Post contro la Juve, questo che fa sempre. Ziliani non ne parliamo. Ziliani farà 10-15 post al giorno, 13 sono contro la Juventus, ragazzi. Per cui, se le notizie di questi signori sono attendibili, io sarò il prossimo dirigente della Juventus, ragazzi. Detto questo, detto tutto, io vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti e sempre fino alla fine, forza Juventus. E quando escono delle notizie, andatevi a documentare prima di prenderli per buone, perché voi non sapete da quali fonti provengono e se provengono da fonti del genere avete capito benissimo. Ciao ragazzi, ed un mio prossimo video.